Stasera abbiamo toccato, seppur velocemente, alcuni nodi della questione. Eppure c'è una domanda che vorremmo porle sul concetto di decrescita. Cosa significa? Noi siamo cresciuti, almeno dal secondo dopoguerra ad oggi, ma probabilmente anche da prima, con l'idea che l'obiettivo comune, collettivo, fosse la crescita, che solo la crescita ci avrebbe potuto dare benessere, che solo lo sviluppo economico, che solo la tecnologia ci avrebbero potuto dare ricchezza e quindi stili di vita soddisfacenti. I nonni, i padri oggi raccontano che quando iniziavano a lavorare lo facevano con la prospettiva sicura che negli anni la loro, non solo la loro condizione di vita sarebbe migliorata, ma soprattutto quella dei figli sarebbe stata ancora migliore proprio grazie alla crescita e al continuo sviluppo tecnologico. Lei oggi ci dice invece dobbiamo decrescere. Perché? No, non ho mai detto che dobbiamo decrescere, ma dobbiamo diventare obiettori di crescita e uscire dalla società di crescita. Questo è tutta un'altra cosa. Allora, è vero che l'ideologia della crescita, che è l'ideologia di vivere in una società di crescita, che è una società che è totalmente dominata, fagocitata da un'economia di crescita, un'economia basata sulla crescita, per la crescita infinita, questa ideologia che è alla base della modernità, donc che risale a 2 o 3 secoli, beh, ha trovato la sua forza quasi indistruttibile nel periodo della seconda dopoguerra mondiale, il trentennio d'oro, che chiamiamo in Francia i trent'anni gloriosi, 1945-1975. Non a caso si parla del miracolo giapponese, miracolo italiano, miracolo tedesco, miracolo francese. Abbiamo vissuto tutti un miracolo. E questo è basato soprattutto sulla società dei consumi che ha trovato la sua energia effettivamente sfruttando un dono della natura, ma non riproducibile, l'energia fossile, soprattutto il petrolio. Basta pensare che un litro di petrolio corrisponde al lavoro di un operaio a tempo pieno per 5 anni. Allora, naturalmente, con il petrolio abbiamo avuto una crescita di produttività fantastica che ha permesso di produrre tanti merci, di dare anche ai più poveri, dare alcuni bricioli. Ma questa è una parentesi nella storia. Naturalmente questo, il miracolo non si può riprodurre indefinitamente. Di più, questo miracolo è stato largamente deludente, perché non ha prodotto una vera felicità dopo alcuni anni. E allora, bon, la decrescita non è all'inizio un concetto, è uno slogan, provocatorio, perché naturalmente di fronte a una gente che è stata colonizzata nel suo immaginario totalmente dall'ideologia della crescita, pronunciare la parola decrescita è blasfematoria, una cosa blasfematoria. Com'è possibile? È vero che sarebbe stupido di preconizzare la decrescita di tutto. Naturalmente, se abbiamo utilizzato questo slogan provocatorio, dietro c'è un progetto di ritrovare la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua,
la qualità, la salute, un cibo sano, eccetera, la felicità, non il prodotto lordo infinito, eccetera, ma una vera felicità. Allora, va detto che c'è un sacco di cose che devono crescere, ma ciò che dobbiamo rimettere in causa è questa dismisura della crescita infinita. Ho detto che la modernità soprattutto si è creata su una fantasia matematica che della ragione geometrica. Si è pensato, la matematica è una scienza bellissima, solo che la natura non obbedisce a questo ragionamento, a questo bello modello. Basta pensare che con un tasso di crescita di 2% all'anno, che è una cosa che nessun governo oserebbe preconizzare, anche se oggi sarebbe già contento di avere 2% di crescita, con un tasso di 2%, ma tutti dicono vorremmo dei tassi di crescita come i cinesi, 10-12% all'anno, ma con 2% all'anno in 2000 anni il prodotto interno lordo sarebbe moltiplicato da 160.000 miliardi. 160 mila miliardi, questo è la conseguenza di ciò che il vostro ex ministro dell'ambiente Giorgio Ruffolo chiamava il terrorismo degli interessi composti. C'è una cosa terrificante, e ben, quando si fa il calcolo degli interessi composti, di vedere che con un tasso di 10% in 100 anni sarebbe moltiplicato da 3.000 a 4.000. Questo, allora si vede, si capisce bene che la realtà concreta non posso obbedire alla fantasia dei banchieri. I banchieri vogliono avere sempre 5% all'anno di più, eccetera, del tasso. Ma dopo, la saggezza tradizionale, come se la trova ancora nella Bibbia, nella Torah, si dice dopo 7 anni si deve cancellare tutti i prestiti, rimettere i contagi a zero. Difatti sarà fatto così, quando ho detto il debito non sarà mai pagato. È evidente, perché il debito cresce, continua a crescere all'infinito, a un momento non è più possibile, si deve rimettere tutto a zero. E sarà lo facciamo per amore, lo faremo per forza. Allora, la decrescita è questo slogan per far riflettere. Allora, naturalmente sarebbe assurdo decrescere per decrescere, ma crescere per crescere è assurdo naturalmente, perché una crescita infinita è incompatibile con la realtà concreta di un pianeta finito. Viviamo su un pianeta finito, 55 miliardi di ettari. Allora va detto che non si può produrre all'infinito, c'è un momento dove dobbiamo dire basta e dobbiamo organizzare una bella società dove tutti sono felici, ma senza sprecare, perché basta pensare che oggi il 40% del cibo va direttamente nella pattumeria, è buttato e sprecato. Allora, se vogliamo parlare rigorosamente, si potrebbe parlare di accrescita. Ça veut dire, e questo slogan l'abbiamo lanciato per denunciare l'impostura dello sviluppo della battuta sviluppo sostenibile, che è una invenzione geniale per ingannare la gente. Non a caso è stato più o meno inventato da un criminale che fortunatamente è stato condannato recentemente dalla Corte Italiana di Torino, Stefan Schmidaini, perché lui era il proprietario di Eternit, responsabile di 3.000 morti a Casalferrato. Bon, Casal Monferrato. Bon. E allora è lui che ha lanciato, come ha venduto, come uno slogan pubblicitario,
hanno investito sullo slogan dello sviluppo sostenibile. Naturalmente lo sviluppo non è sostenibile, non lo sarà mai. Allora la decrescita era dire no, dobbiamo uscire dall'impostura, da questa idea di crescita infinita e riflettere a un mondo, a un futuro sostenibile. Sì, la sostenibilità è importante. E allora su questo finalmente, riflettendo su come proporre un modello alternativo che all'inizio, perché finalmente dobbiamo uscire dall'economia, va detto uscire dall'imperialismo dell'economia, uscire da, dal paradigma. Sì. Va detto che siamo, dobbiamo finire. Sì, sì, allora uscire dal paradigma dell'economia, della scarsità di tutta questa creazione dell'antropologia, dell'homo economicus, eccetera. E allora su questo punto deve uscire fra poco un libro di Mauro Benaiuti, che da 10 anni riflette su questi problemi e che ha avuto l'idea di riallacciare, di ritrovare anche tutta la riflessione già sui rendimenti decrescenti, che c'era una riflessione anche in economia, e legare questo con la riflessione di coloro che pensano al collasso. Penso a si conosce bene la tesi di Jared Diamond, collasso, ma ancora più interessante è quella di Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies, perché lui dice che le società complessi come la nostra, ma anche tutti gli imperi prima, eccetera, crollano perché a un certo momento i rendimenti sono decrescenti e sono diventati talmente complessi e non possono più, come l'impero romano lo spiega, e finalmente è crollato perché non poteva, la sua energia era basata sugli schiavi e non c'era più abbastanza schiavi per far funzionare l'impero, che era molto complesso, e allora finalmente è crollato. Allora il nostro impero noi è basato sull'energia fossile, naturalmente si vede che l'energia sparisce, e la fine di petrolio sarebbe, ma non solo del petrolio, di tutte le risorse naturali, sarà l'inizio del crollo. Allora mi sembra interessante di dare anche un contenuto a una teoria bon, al medesimo tempo economica, ecologica, della decrescita. Sarà interessante vedere questo libro di cui ho fatto la prefazione. Grazie.